siamo con mister Panico dopo la vittoria per 3-2 della Lupa Roma in casa contro il Pomezia. Allora mister, ritrovate la vittoria e nel modo più bello, perché è arrivata all'ultimo secondo proprio, forse però con più sofferenza del previsto. Beh no, non direi più sofferenza del previsto, invece era proprio una sofferenza prevista, perché il Pomezia tanto sta facendo un bel girone di ritorno, ha fatto risultati importanti, ha colto risultati su campi difficili e, per cui ci aspettavamo una disputa così importante. Certo, per come si era messa speravamo in un finale un pochino più tranquillo, diciamo. Invece loro sono stati bravi, non hanno mollato, hanno recuperato lo svantaggio e sinceramente abbiamo anche avuto paura di perdere questa partita, perché ho visto un paio di miei giocatori che erano già convalescenti, che sono venuti giù di gamba, per cui gli abbiamo consegnato il centrocampo e via, è andata bene così. Anche perché poi nel secondo tempo loro l'hanno messa molto sulla lotta, sull'intensità e in mezzo al campo, e lì forse avete sofferto davvero. Sì, ma come giusto che sia, è uno scontro per la salvezza, per cui loro sono battuti con le armi che hanno ritenuto più opportune. Questa per noi non è una giustificazione, anzi, dovevamo forse fare qualcosina noi sotto il punto di vista del temperamento. Ecco perché dico che questa è una partita che si poteva tranquillamente perdere. Per come è venuta la vittoria, diciamo che questo è un grande passo avanti verso la salvezza. Ecco, salvezza sempre più vicina, cosa chiede ai ragazzi in questo ultimo spezzone di campionato? Beh, intanto sistemiamo la questione salvezza, poi ci dedichiamo a... abbiamo 4 partite importanti contro Igor Perconti, Lodigiani e poi Sportiva Carso, dove possiamo far vedere insomma che forse meritavamo qualcosina di più di quello che abbiamo raccolto. Abbiamo questa possibilità e cercheremo di coglierla.